Le tue care zie anzianotte ti chiedono continuamente di inviargli foto del loro sex symbol preferito, ma tu non hai tempo di badare alle loro assillanti richieste? Niente paura, amico! In questa breve serie di 2 puntate impareremo a creare un'applicazione di riconoscimento facciale capace di trovare automaticamente il nostro personaggio preferito fra decine e decine di volti differenti. E nella seconda puntata andremo a creare un bot Telegram capace di comunicare ed inviare file automaticamente a chi desideriamo, persino a Mariolina, Concetta e Gian George Giù. Non ricordo mai come si chiama questa mia zia. Ciao a tutti ragazzi dal vostro affezionatissimo Pitone Programmatore, il canale che ti insegna a programmare con facilità, ma soprattutto con gioia ed allegria. Perciò non perderti le prossime fantastiche avventure nel mondo del coding. Mentre scorre la sigla, premi il tasto iscriviti attivando anche la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità e le grandi potenzialità offerte dal mondo della programmazione. Bene ragazzi, ho qui per voi un buffo archivio di 100 volti popolarissimi della TV italiana. Potete scaricarlo anche voi se siete particolarmente amanti del trash. Trovate il link in descrizione. Ma attenzione, fra le tante facce si nasconde quella di un personaggio particolarmente affascinante e seducente, capace di far girare la testa a tutte le ziette d'Italia. Purtroppo trovarlo in questo enorme archivio non è semplice. Facciamoci perciò aiutare dal potere del riconoscimento facciale. Apriamo il terminale e installiamo pip install il modulo CMake, che è necessario per installare il fantastico modulo Face Recognition. Ecco qui, io l'avevo già installato. Se voi ottenete degli errori, riprovate dopo aver installato l'ultima versione di Python dal sito ufficiale. Bene ragazzi, apriamo ora il nostro ambiente di sviluppo preferito e siamo prontissimi anche oggi a dar sfogo alla nostra creatività creando un'applicazione utile e divertente. Importiamo subito il modulo appena installato. Siccome Face Recognition è troppo lungo da scrivere, assegniamogli il soprannome, o meglio l'alias, FR. Ora dobbiamo innanzitutto caricare l'immagine che contiene la faccia del personaggio da riconoscere. Chiamiamo perciò dal modulo Face Recognition la funzione LoadImageFile. Passandole come argomento l'immagine ritraente il personaggio più affascinante e seducente della televisione italiana. Signore e signori, Don Matteo! Ho il piacere di ospitare oggi in un file JPG sul mio desktop il prete più affabile ed ardimentoso della TV. Passiamo subito il file alla funzione. È sufficiente scrivere donmatteo.jpg, perché tale immagine si trova nello stesso percorso del nostro file Python, che ho chiamato Trova Don Matteo. La funzione si occuperà di caricare e restituire l'immagine, perciò salviamola su una variabile che chiamiamo immagine nota, dato che conterrà la faccia che conosciamo bene ed andremo a confrontare con le altre facce dell'archivio. Prima però dobbiamo analizzare attentamente la faccia contenuta nell'immagine per imparare a riconoscerla in modo ottimale. Semplicissimo, è sufficiente evocare la funzione Face Encodings passandole l'immagine nota. La funzione si occuperà di analizzare e codificare tutte le facce presenti nell'immagine, restituendo una lista di encodings. In realtà nella nostra immagine è presente solo una faccia, perciò accediamo al volo al primo e unico elemento della lista e salviamolo sulla variabile encoding noto. Bene, ora che abbiamo codificato la faccia del nostro eroe, siamo pronti a confrontarla con le altre facce del nostro archivio. Prendiamone una a caso per fare una prova. Dentro la cartella foto varie che ho posizionato sul desktop abbiamo il leggendario ed intramontabile Jerry Scotti. Beh, innanzitutto dobbiamo caricare e codificare anche Jerry, perciò duplichiamo tali due istruzioni e passiamo stavolta Jerry Scotti, che si trova, attenzione, dentro la cartella foto varie. Le variabili stavolta le chiamiamo in modo più generico, immagine e encoding. Attenzione, non dimenticate di modificare anche il nome della variabile in questo punto. Bene, ora che anche l'erede di Mike Buongiorno è stato codificato, possiamo comparare la sua faccia con quella del nostro caro Don Matteo. A tal proposito,
chiamiamo la funzione compare faces. Passando l'encoding noto, relativo al nostro caro pastore di anime, e poi l'encoding del buon conduttore televisivo. La funzione restituirà vero se c'è un match fra le due facce, altrimenti falso se le facce sono differenti. Perciò salvo tale risultato sulla variabile match. Provvedo a stamparla a schermo e... frena un secondo, aspetta. Non avviare ancora il programma, otterresti un errore. Infatti, t'ho detto una piccola bugia. La funzione compare faces non prende come primo argomento un solo encoding noto, ma una lista di encoding noti. Questo perché è spesso usata per confrontare una lista di facce note con una faccia ignota e restituire quindi una lista di match. Ma questo non ci preoccupa. Noi vogliamo confrontare una sola faccia nota ed ottenere un solo match. Quindi creiamo al volo una lista con un solo encoding noto. E accediamo al primo e unico match. Bene, ora possiamo avviare il programma per vedere se funziona. Fantastico! La funzione si accorge che la faccia del dottor Scotty è ben diversa da quella di Don Matteo e perciò restituisce falso. Per controprova, passiamole adesso una foto di Don Matteo, ma rendiamole la vita difficile. Ho qui una foto del buon prete con un'espressione strana, che sembra un misto di appagamento e preoccupazione. Sembra che sia finalmente riuscito a far pipì dopo 12 ore di investigazioni, ma che se la sia fatta dritta dritta nelle mutande. Tralasciando ora questi particolari intimi del buon sacerdote, possiamo affermare con certezza che la sua espressione facciale sia estremamente differente da quella di riferimento. Anche la posa è diversa, e non solo. L'immagine è di dimensioni differenti e la qualità è bassissima. Riuscirà la nostra app a capire che il biondo sorridente e il misterioso urinatore siano in realtà la stessa persona? Per scoprirlo, assegniamo l'immagine, che chiamerò Don Matteo affranto, alla funzione di caricamento e avviamo il programma. Spettacolare! La funzione non si fa ingannare e riconosce senza problemi il nostro caro prete, restituendo vero. Siamo perciò pronti per lanciare la nostra app alla ricerca di Don Matteo fra le decine di personaggi dell'archivio. In particolare voglio che l'app riconosca le foto e le sposti automaticamente in una nuova cartella che creo subito. Don Matteo. Prima però, se stai trovando il video interessante, lasciami un bel mi piace, che è davvero super importante, sia per la crescita del canale, sia per farmi capire che l'argomento è di tuo interesse. Perché in tal caso porterei altri video sul riconoscimento facciale, insegnandoti ad esempio come riconoscere un insieme di personaggi differenti, anche in tempo reale, mediante la webcam del computer. Scrivimi anche un commento per dirmi come useresti il riconoscimento facciale e quali video vorresti vedere in futuro. Infine, premi il tasto iscriviti attivando anche la campanella per non perderti la prossima puntata, in cui realizzeremo un bot Telegram capace di chiacchierare coi contatti ed inviare file automaticamente. Ora procediamo con l'applicazione. Innanzitutto importiamo due funzioni che ci serviranno. La funzione Glob dal modulo omonimo, che ci consentirà di accedere a tutti i file presenti nella cartella foto varie. E la funzione Move dal modulo shutil, che ci consentirà di spostare le foto di Don Matteo dentro la cartella creata poco fa. Ottimo! Innanzitutto dobbiamo prendere ciascuna foto della cartella foto varie. A tal proposito, usiamo la funzione Glob, passando la cartella di interesse e specificando che ci interessano tutti i file con estensione JPG. Bene, innanzitutto stampiamo la variabile foto, perché no? Così avremo un riscontro visivo dell'operazione in corso. E inseriamo le 4 righe di codice viste poco fa all'interno del ciclo. Stavolta non passiamo un percorso statico al load image file, ma il percorso di ciascuna foto. Ora possiamo evitare di stampare match, non è indispensabile. L'importante è che se troviamo un match, spostiamo la foto dentro la cartella Don Matteo. Bene ragazzi, il codice è finalmente terminato. Procediamo subito con l'avvio. Che bellezza! La nostra applicazione sta analizzando una per una tutte le facce presenti nell'archivio e spostando quelle relative a Don Matteo nell'omonima cartella. Al termine dell'esecuzione, vediamo che l'app ha riconosciuto e spostato con successo le 10 foto del nostro eroe. Nonostante l'archivio presenti una marea di immagini diverse, con espressioni facciali e risoluzioni differenti. Davvero un ottimo risultato. Beh, ora che ho estratto le foto, devo sbrigarmi ad inviarle alle mie zie, che sono in fervente attesa. Perciò pubblicherò prestissimo la seconda parte di questo video, in cui realizzeremo un bot Telegram. Quando sarà pronta, la appiccicherò qui a schermo e inserirò il link in descrizione.
trasmissione. Per ora vi mando un grandissimo abbraccio virtuale, vi ringrazio per tutto il vostro supporto e come sempre vi auguro buona programmazione.